Salve a tutti, bentornati sul canale, qui è Massimo Rea. Oggi andiamo a vedere una possibile bull trap. Ci stiamo avviando verso delle resistenze importantissime sia per Bitcoin sia per indici americani. Se queste resistenze dovessero resistere, potremmo vedere lo stesso identico scenario del crollo Covid. Andiamo a studiare la situazione per capire quanto siamo in pericolo. Salve a tutti, bentornati sul canale e intanto per restare sempre aggiornati, questa sera ci vediamo live per vedere le trimestrali di Google, PayPal e AMD perché sono dei grandi colossi che muovono il mercato americano. Domani ci sarà anche Facebook, quindi intanto questa sera vi aspetto live, link in descrizione della diretta per seguire l'andamento dei mercati e come recepiranno questi dati che usciranno. Andiamo a studiare la situazione. Intanto, uno. Nasdaq stiamo per rompere la dinamica dei massimi precedenti e dei minimi precedenti. Stiamo andando verso il po' più forte e verso la media a 200 periodi, quindi abbiamo tre livelli di resistenza importantissimi che uno già abbiamo fatto la rottura, vediamo se adesso ha ancora forza di rompere anche questi due livelli. Questa esatta similitudine c'è stata quando ci fu il crollo Covid, dove abbiamo avuto una media, una trend dei massimi precedenti come oggi con il Nasdaq, un po' più forte e la media 200 periodi. Qui accadde che venne tutto giù, ovviamente, ma siamo in fasi totalmente diverse. Qui era appena arrivato il Covid e aveva appena iniziato, la prima ondata. I dati che dobbiamo andare a studiare in queste fasi quali sono? Uno, che il 77% delle aziende che per ora hanno emesso le trimestrali, stanno battendo le stime. Dato positivo 6,9 del prodotto interno lordo dell'America mai raggiunto da quando c'è stato il crollo Covid. Dato negativo, inflazione e tutto ciò che ne consegue, cioè l'aumento dei tassi che ci sarà probabilmente a marzo. E vi ho già fatto vedere questo report. Per chi vuole ristudiare questo report, ve l'ho spiegato nella live quando parlò Powell. Quindi andatevi a studiare questo report dell'impatto delle manovre della Fed. Ora, per quanto riguarda Bitcoin, siamo arrivati alla discendente dove potremmo avere ovviamente una forte resistenza. Siamo stati salvati dalla massima armata, dove ve la faccio vedere ormai da tantissimo, che era sicuramente il punto più importante. Ora abbiamo un primo livello della discendente, secondo livello del massimo accumulo che ha salvato qui. E qui ovviamente potremmo avere una reazione di resistenza. Quindi abbiamo da fare la rottura della discendente, rottura della dinamica, della statica, e potremmo quindi avere difficoltà a rompere. Quindi c'è bisogno di una forte iniezione. Questo non può succedere con Bitcoin, se non ha ovviamente il supporto, in questo caso, degli indici che si trovano nella medesima posizione di resistenza forti. Quindi probabile resistenza qui ci sarà, magari vedremo un po' di flessione e se effettivamente il trend vuole ripartire, al massimo troveremo nuovi supporti o un doppio minimo per poter ripartire. In caso contrario, avremo esattamente lo scenario che ci si presentò al crollo Covid. È molto remoto, ma bisogna metterlo comunque nelle possibilità che avvenga. Questa è la mia analisi di oggi, ragazzi. Spero che vi sia d'aiuto. Lasciate un bel like. Ci vediamo questa sera, per essere ancora più aggiornati sul pezzo, per identificare se, le aziende possono sostenere l'indice e quindi tentare la rottura di questi livelli chiave, oppure se vedremo un'ulteriore correzione. Un bel like, iscrivetevi e ciao a tutti da Massimo Rea.